La parentesi tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani si chiude definitivamente oggi. La dama torinese e il gabbiano fiorentino, protagonisti di una puntata del Trono Over di Uomini e Donne andata in onda oggi 7 marzo, hanno fatto sapere di aver deciso di chiudere in maniera definitiva la loro storia e tutti gli eventuali strascichi. È accaduto già in altre occasioni, in questi anni, che i due litigassero, ma i toni della discussione avvenuta poi in studio hanno toni definitivi. Gemma è entrata in studio oggi già sul piede di guerra. In riferimento a quanto accaduto nel corso della scorsa puntata, ha dichiarato di essere profondamente offesa. I suoi sentimenti si riferiscono alle parole pronunciate da Giorgio qualche giorno fa. Hai avuto sesso per 8 mesi, di che ti lamenti? Le chiese il gabbiano, sconvolgendo la Galgani. Oggi, una volta metabolizzata quella frase, Gemma ha dichiarato che non ci saranno ulteriori tentativi da parte sua di avvicinarsi all'uomo. Ormai stanco di questi continui tira e molla e delle speranze che Gemma ha continuato a riporre nella loro storia, Giorgio ha approfittato delle parole pronunciate da Gemma per chiarire che la loro storia non riprenderà mai e chiedere ufficialmente alla dama di smetterla con le attenzioni nei suoi confronti. A scanso di equivoci e dietro suggerimento di Tina Cipollari, ha dichiarato: non hai nessuna possibilità di tornare con me, vita natural durante. Mandate questo filmato anche su Marte, che se lo metta bene in testa. In conclusione, Manetti ha lanciato una stoccata anche alla De Filippi, che voleva indirettamente colpire anche Gemma. Voglio vedere come farai adesso, Maria, a farla sedere al centro dello studio visto che io mi tolgo da questa situazione. Con queste parole Giorgio ha lasciato intendere che la rinnovata popolarità della dama sarebbe da attribuire proprio alla sua partecipazione indiretta ai loro tira e molla. Si chiede adesso, quindi, come farà Gemma a ottenere ancora tanto spazio in puntata. Chi se ne frega.